Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate hashtag TG Bro Stars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. Passare al nostro disco pubblico, trovate qua sotto in descrizione. Passare dalla nostra pagina di Twitch dove siamo in live la sera dalle 8:30 in poi. E poi andiamo a vedere le notizie di oggi. Intanto andiamo a vedere questo boss fatto da Riccardo Tomè, che è una delle ultime entrate appunto tra il team di Brawl Stars. E che cosa ha fatto? Lui è stato l'autore appunto della ricostruzione del corvo bianco e dei suoi vestiti. Vi ha fatto tutto il progetto sull'abbiamento e Pau Ciao ha fatto il logo e l'ha reso molto più interessante. Quindi è stata una sorta di collaborazione per far uscire questo stupendo corvo bianco, giustamente con tutti gli hashtag Brawl Stars, Supercell, 3Dart e Brawl Stars A. Vai Riccardo Tomè, benvenuto, hai fatto un ottimo lavoro. Questo ragazzo chiede a Frank: ehi Frank, Corvo Fenice riceverà mai una rielaborazione, quindi un remodel? Frank dice: non abbiamo ancora discusso di cosa faremo in dettaglio. Corvo Fenice è una delle nostre skin di maggior successo ed era già basata su un modello più recente. Devo stare attento a quello. Effettivamente devono stare attenti a toccarlo, perché se sbagliano qualcosa e diventa meno bello, magari la gente non se lo compra più. Questa ragazzi l'ho ricondivisa sul nostro Twitter, se volete andare a vederla, Twitter ifebug, assolutamente. Dietro Brawl Stars la realizzazione dell'animazione di Sugar and Spice di Piper, quindi il video che avete visto stupendo della Piper, hanno fatto il dietro le quinte ufficiale, hanno fatto vedere tutte le parti dei disegni, tutte le parti delle elaborazioni e poi della messa in animazione. Giustamente è un pochino lunghino, non ve lo voglio mettere come video, quindi ve lo lascio direttamente sul nostro Twitter. Su fa una domanda a Dani. Allora, ciao, vorrei farti alcune domande relative ai personaggi e ai club. Quando hai intenzione di aggiungere una voce allo Spike? Quando hai intenzione di aggiungere una pelle alla Rosa, quindi una skin a Rosa? Stai pensando di apportare modifiche ai club? Allora, Dani gli risponde: probabilmente mai, quindi probabilmente non avrà mai una voce il povero Spike. Nessun giorno confermato, ma tutti i brawler avranno le skin e questo effettivamente era palese. Solo quando avremo qualcosa di abbastanza divertente da lanciare. Ok, però non ha risposto a quella dei club. Questo ragazzo carso chiede a Dani, a Frank e a Relighton, a tutti in pratica: perché le lettere sono così piccole, i numeri così grandi? Vi ricordate? L'altro giorno me l'avete condiviso come se fosse un bug. Dani ci specifica: perché i numeri in questo contesto sono importanti rispetto al testo. Quindi Dani ci conferma che non era un bug, ma era una cosa voluta. Questa è una bellissima fan art fatta da Calmen, la filmina piccolina dice così. In pratica sono l'umanizzazione di Beryl, del mitico Tick e della nostra bellissima Penny, tutti e tre giustamente mitici pirati. Questa me la condivide Mamun. Ragazzi, voglio fare un gioco con voi: quale degli youtuber internazionali rappresenta questa immagine fatta da Dodi Skins? Ragazzi, adesso vado da Dodi Skins e gli chiedo di farmi la mia faccia col pocio. Assolutamente, spero che me la faccia ragazzi, perché è stupendo il suo modo di rappresentare. Matteo ci ricondivide questo ragazzo che è riuscito ad arrivare a rango 35 con Gelindo, e infatti 1252 con il mitico Gelindo. Complimenti a Trevor, un bel risultato. Matteo ci ricorda ugualmente che il Brawl Stars Championship, le regionali, quindi le qualificazioni regionali, iniziano oggi. Allora, è un grandissimo torneo appunto con tutte e quattro le regioni e 2400 team già segnati. Ragazzi, pensate quante persone già si sono segnate per fare il Championship, per fare le qualificazioni. È un torneo gigantesco. Matteo ci ricondivide questa cosa fatta da HBS. HBS ha condiviso tramite Brawl Stats, quindi sempre un altro dei siti di quelli dove si possono vedere le statistiche, i peggiori brawler per ogni modalità. Ok, quindi abbiamo a Raffa Gemme Shelly col 45,8% in tutte le Raffa Gemme, ragazzi, non è per la singola mappa, questo è un totale, Allora, solo Showdown, quindi sopravvivenza in solo, Jesse col 38,6 è la peggiore, devo dire che è vero perché l'ho provata. Duo Showdown primo, quindi è il primo in duo, effettivamente può fare abbastanza poco, il 36%. Poi abbiamo Rapina Eugenio col 38%. Questa non me la sarei aspettata, perché comunque i tiri di Eugenio sono anche allungati da un certo punto. Forse non fa abbastanza danni secchi. Allora, Bounty, che dovrebbe essere appunto, non mi ricordo mai, Ricercati se non erro. Primo, come sempre, Poraccio primo, già su due modalità che non gli interessa proprio di avere una percentuale alta, 42%. Poi abbiamo Assedio, la Shelly, giustamente può fare effettivamente poco e distrugge anche troppe mura che possono essere comode per prendere i punti al centro per potenziare il nostro robottone. Brawl Ball, il Mortis. Ragazzi, il Mortis è uno dei peggiori col 47,6%. Che cosa è successo al povero Mortis?
Boh, strana come cosa. E poi 8 zone che dominio la Piper. Effettivamente la Piper non può fare danni ravvicinati interessanti. Le molte mappe vi tendono sempre a far avvicinare a quel cerchio, quindi vuol dire che vi dovete avvicinare anche agli altri brawler. E da vicino la Piper può fare ben poco, quindi non è adatta per questo tipo di lavoro. Va bene ragazzi, questa era tutta la situazione dei peggio. Giorgio Gargani ci condivide questa immagine, ci dice: anche io partecipo, questo è il mio disegno ragazzi. Se lo volete vedere in grande venite sul nostro Twitter, l'ho già retweetato ragazzi. Anch'io partecipo a questo, è il mio disegno, appunto, con Sandy da una parte e Eugenio Cattivo dall'altra. Begli amici. Tarzama ci porta questa rappresentazione stupenda della Jessie, giustamente fatta in stile totalmente umanoide, si scosta tantissimo giustamente da quella che conosciamo, però fatta così effettivamente dà quella sensazione di wow, adesso arrivo e ti faccio il sederino. Questo bellissimo meme ce lo manda il peccatore, penso l'abbia fatto proprio lui. Ci fa vedere appunto quella scena della Marvel fantastica dove il cattivo fa vedere l'equilibrio del coltello, però giustamente sta per storto, quindi fa capire tutto bilanciato. E ci fa vedere la nuova skin che costa poco in confronto a quella lì di Brock vecchia che praticamente costa molto di più. Tutto bilanciato, davvero, come tutto dovrebbe essere, con scritto Supercell. Real come mi chiamo ci manda questa: ciao Mordo, oggi ho giocato a Brawl, mi è successo un bug strano. In pratica che cosa gli è successo? Ha giocato dall'alto in basso, nel senso, invece di essere dalla parte bassa della mappa, lui ha giocato essendo dalla parte alta. Quindi effettivamente un bug veramente fastidioso. Addirittura adesso mi mandate le vostre idee ragazzi. BlueShadow93 ci manda i suoi concept. Anche se sono brutte, ti vorrei inviare le mie idee. Chi ha detto che sono brutte? Magari sono carine. Effettivamente anche il fatto degli attacchi personalizzati della nostra Maxine ci starebbero molto bene. Addirittura hai fatto il Iris ballerino, che poi sarebbe ballerina perché è signorina, che giustamente porta gli occhiali da soli fantastici e giustamente fa un po' di break dance con le braccia. Allora hai fatto anche l'animazione del colpo, hai fatto anche l'animazione della super, quindi anche della torrettina, come è fatta la faccia che c'ha gli occhiali, anche la torrettina. Quando cammino lascia queste particelle, addirittura hai pensato a un effetto particellare nel movimento, quindi sarebbe una skin molto costosa, infatti hai scritto 300 gemme, effettivamente hai ragione. Ecco, questa è una cosa invece, la terza idea che hai dato, molto difficile da fare perché non si può giustamente condividere un'immagine che non è caricata su un server. Quindi che cosa significa? Se tu dovessi mettere un'immagine personalizzata là, tutte le altre persone che giocano a Brawl dovrebbero dover caricare la tua stessa immagine ogni volta, quindi dovrebbe andare a finire nei server di Brawl Stars, quindi non penso che sia una cosa fattibile quella di mettere un'immagine personalizzata al proprio account. Samuele ci condivide un bug che pensavo fosse stato fissato per tutti i dispositivi, probabilmente c'è qualche dispositivo nuovo che ancora ce l'ha. Questo bug succede spesso quando si ha uno smartphone con il curve, quindi con il vetro quello leggermente arrotondato o stondato. Quindi il problema era che nel punto dove dovrebbero stare poi i pulsanti effettivi dello smartphone andava a crearsi questa barra nera che invece di continuare fino alla fine dello schermo si fermava e in pratica continuava al pezzo dove è stondato il monitor. Infatti qui si può vedere proprio il taglio della parte nera e poi dopo che si riesce a vedere il continuo della mappa. Pensavo fosse stato fissato per tutti gli smartphone, quindi deve essere qualcosa di nuovo. Questo ragazzo vi sta sfidando ragazzi. Jumpy dice: volevo farti vedere questa immagine da mettere nel tuo TG Brawl Stars. Ho raggiunto 40 power up in questa showdown. Ragazzi, mandatemi uno screen dove siete riusciti a fare più di Jumpy. Questo ragazzo mi ha mandato un'email e mi ha detto: Mordug, io partecipo al contest con questa immagine, falla vedere. Fatta da Marco ragazzi, Super City, questa è la sua rappresentazione dei due eroe e mostro che praticamente sono diventati finalmente amici, con uno stile anche dei tempi, anche la scritta effettivamente ci sta. Questo ragazzo mi ha mandato appunto un messaggio privato e mi ha detto: Mordo, guarda cosa ho trovato, sono delle pubblicità di Brawl Stars, cosa sono? E giustamente mi ha detto anche: sembra che ci siano dei codici segreti, perché effettivamente ogni link ha un piccolo codice in seguito, quindi adesso non sappiamo effettivamente cosa sta a significare questo codice. Andate a vedere direttamente il link voi, perché non vi li posso mostrare, giustamente sono delle pubblicità, quindi magari non ho neanche la cosa di poterle pubblicare, quindi andate a vederle direttamente voi dai link. Giuseppe Pedro chiede una cosa a Dani, dice: Dani, commenta questa foto, è nei piani il fatto di poter selezionare dei background che si possono pagare con i punti stellari, in questo caso come l'ha ideata lui, e apparentemente si possono utilizzare quando vogliamo all'interno del gioco, a differenza di dover sempre tenere quelle lì dell'aggiornamento specifico. Dani dice: non è il momento, non nel momento, quindi non è ancora pronto niente, non lo stanno ancora facendo, però ha detto non nel momento, quindi non adesso. Quindi probabilmente in futuro si farà questa cosa. Questo ragazzo è riuscito finalmente a creare un'immagine leggibile e zoomata di quello che era scritto sopra il fogliettino attaccato nel video di Piper, ok? Guardate un po': caos, distruzione, carnage e grizz. E c'è un'immagine coperta dalla spilla.
Di solito questa, adesso in questo caso, sembrerebbero gli ingredienti per fare la sua torta, la sua bomba. Ma come sappiamo, all'interno dei video di Brawl Stars c'è sempre qualche accenno ai nuovi aggiornamenti. Quindi quella P coperta potrebbe essere un nome, potrebbe essere un altro indizio, e tutto il resto potrebbe rappresentare un qualcosa per un prossimo aggiornamento quando ritorniamo dalle vacanze. Questa è una partecipante al contest degli anni del 62 di Super City, e hanno fatto una sorta di foto ricordo molto simpatiche dell'amore tra questo Stecca e la Piper, che hanno fatto una bellissima vacanza insieme. Giustamente nella prima immagine ci fanno vedere appunto questa Piper, che in pratica è un mostro acquatico, e lo Stecca, che invece è addirittura una skin personalizzata da baseball. Molto carini. Allora, giustamente alla prima salutano tutti contenti, alla seconda stanno distruggendo la città insieme, perché giustamente si divertono insieme. Poi il bacetto in spiaggia sulla testa del nostro Stecca, e giustamente lo Stecca che perde la testa perché stanno insieme. Che carucci, con tutte le idee a fianco, le cose appoggiate, sia della Bibi, il coso del Frank, il disegnino del Nani, gli occhialetti da sole. Ci ha messo un pochino tutti i dettagli, molto carina. Grax, io mi distanzio da questa immagine, l'ha fatta Fanpage, che già le ha fatte anche per me, e ha preso la tua foto e ha fatto te in modalità Sandy. Che ne pensi? Scrivilo qua sotto nei commenti se lo riesci a vedere. E siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Brawl Stars. Ragazzi, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passate al nostro Discord pubblico che trovate qua sotto in descrizione, e passate dalla nostra pagina di Twitch che trovate sempre qua sotto in descrizione, dove saremo in live dalle 8:30, dal lunedì al venerdì, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video.